Perfetto. Via. Via, vai. Vai, vai, vai. Quando si dice partita importante, lo si dice di tutte le partite e saranno così fino in fondo. Questa è particolarmente importante. Sì, è importante anche questa, lo sono tutte. Però concentriamoci su questa è un'altra tappa di questo famoso mini torneo che cerchiamo, dobbiamo ottimizzare tutto, quindi le partite vanno vissute, in questo caso non settimanalmente perché sono 3 giorni, quindi vanno vissute con questo breve tempo e trovare la strada giusta di dare continuità alle cose. Il clima in questi 2 giorni com'è stato anche qua? Magari era meglio non essere in tiro in questi giorni? No, perché credo che quando fai devi anche valutare tante cose, perché giocando vicino appunto i recuperi, stare a mangiare insieme, stare insieme anche, che fa bene anche nei momenti che magari non vanno, per capire alcune cose. Ma no, io non penso che sia una causa così difficile stare insieme una settimana. No, ma io dicevo per recuperare magari da un punto di vista nervoso, sto dicendo psicologico. Sì. Ma quello, sai, non penso che se stai a casa e cambia, perché l'umore della vittoria, la sconfitta è uguale. Quando stai, non vanno bene le cose, è chiaro che c'è l'umore non buono, però bisogna guardare oltre, cioè, non è che essere tristi ti aiuta, anzi ti fa perdere energie e ti fa perdere quel qualcosa in più che a volte è determinante. Hai usato più rabbia o più delusione? La rabbia e delusione, sai, io non sono molto uno di quelli che sta lì a vedere, io le risposte più che le parole le voglio vedere negli atteggiamenti, ma non durante il giorno, perché ognuno poi ha la propria reazione come persona, come... La reazione la voglio vedere sul campo e non si vede neanche l'allenamento, l'allenamento si prepara bene perché si lavora bene, però la reazione la devi portare sulla partita, sulla prestazione, è lì che vedi se una squadra cresce o vuole fare qualcosa in più o sta migliorando. Io si chiede, le risposte non le chiedo e non guardo, però questi giorni sto parlando molto con tutti, cerco di parlare per capire bene e per entrare in questo rush finale dove dobbiamo cercare di fare questa impresa, ma lo sapevo quando sono arrivato qua che era un'impresa, non è che cambia anche dopo 3 partite. C'era il timore che dentro di te partire in questo modo, quindi 2 sconfitte su 3 partite, avevi paura che potesse cominciare così? Ma se fai questo mestiere qui non puoi aver paura, nel momento che hai paura ci ho perso in partenza, io paura non ce l'ho, non l'ho mai avuta e quindi io devo cercare di dare una più autostima, più forza a un gruppo che sicuramente non ha avuto molta, diciamo, ecco. Adesso però queste cose qui devono essere ottimizzate nel breve. Secondo te questa squadra ha una domanda abbastanza retorica, nel DNA le capacità di Verdi. È una squadra che gioca bene nei momenti tranquilli, però ci sono le squadre serie B che viaggiano, picchiano. Ma sai, sono numeri, con numeri non è che abbiamo i numeri esaltanti, quindi se è stato fino adesso così, evidentemente qualche problemino c'è. Però ecco, lavoriamo per migliorarle, per migliorare queste cose qui, per diventarlo. Diventare soprattutto per avere più forza. Io sono confido sempre perché calcio è strano, è sempre strano in un senso o in un altro, può succedere un episodio che ti cambia, come è stata la partita col Modena, che è stato un episodio negativo che ha cambiato la partita, e poi può succedere che una cosa positiva ti cambi questo rush finale. Io sono fiducioso che può succedere, perché lo credo e lotto per questo, insomma, fai capire queste cose qua. Non vale la pena però di provare anche qualcosa di diverso, cioè ce l'hai già spiegato più volte il tuo punto di vista sull'esperienza, eccetera, eccetera.
però l'esperienza finora, anche da quando sei arrivato, non è che tutta sta mano te l'ha data. Qua rischiano di passare le giornate, è vero che tu hai detto prima o poi verrà buona la freschezza di tutti e quant'altro, ma non vale dico ancora la pena di fare magari qualche scelta Le scelte che faccio, non so che mi suggerisci, non capisco. No, non ti suggerisco, però magari di prendere qualche decisione su qualche giocatore che magari si può sedere qualche volta in panchina, figurati se mi permetti di suggerire. No. Ti ricordo che poi sono una donna che quindi non capisco niente di calcio. Ma succede, la cosa di cerco, io quelli che mando in campo non è che li mando perché certo il turnover ci sarà, come, ma io la valutazione la faccio su quello che vedo nelle tre partite, non quello che ho visto prima. Guardo quello che credo che sia utile in quel momento lì, in questo momento qui. Poi la scelta sarà dovuta anche dalle squalifiche, da qualche acciacco, quindi non è ci sia una lista lunga, poi vengono le scelte, insomma, vengono abbastanza naturali. Ieri ci sono stati problemi per Morosini. La squalifica di Korga poteva essere comunque nelle tue idee. Come sta oggi? Ti ha creato comunque uno scompiglio questo contrattempo? Avuto una contrattura, quindi ma già la contrattura in un giorno fa fatica a recuperare, però si spera anche in questo, allora vediamo quello che mi dice i medici. Ma questa è una soluzione, un ragazzo che può essere utile, ma c'è anche l'idea di cambiare qualcosa. Anche sotto l'aspetto del modulo o anche sotto quello? Sì. Come ti aspetti la tua Vercellia? Preso una scoppola a Spezia, là ho sentito c'è un ambiente comunque che sai prima uno su un po' alla volta si stanno avvicinando, anzi sono praticamente dentro la zona calda, aspetti comunque una partita particolarmente tesa sotto l'aspetto mentale ma è chiaro, sono partite anche loro psicologicamente quando una squadra che tendenzialmente ha fatto il proprio campionato in casa, no? Perché fuori non è che ha fatto grandi numeri, però in casa ha costruito il suo campionato. Questa è una squadra che appunto punta molto sulla dinamicità, su una punta Marchi, che è un giocatore che ho anche allenato, conosco. La squadra come? A Porto Guaro. Sì. Sì, è una squadra che è dinamica, però ai problemini che possiamo avere noi, però noi pensiamo ai nostri e guardiamo meno agli altri. Però ecco, la conoscenza della squadra è abbastanza chiara, anche la descrizione che abbiamo fatto con i ragazzi. Tu hai lavorato ieri anche sulla squadra, su loro, ho visto, e credo anche sugli errori, perché è vero l'errore arbitrale, però sono stati più del Brescia, per chiamare il portiere, più della verità in più, c'è un giocatore che va in contropiede. Sì, è stato. E nessuno che sta dietro sulle macchie. Non è giustificabile, ma c'è stato un episodio che Granosci l'ha presa con le mani, sono stati intenti a protestare, cosa che non te lo puoi permettere in questo momento, no? Quindi è stata una disattenzione che abbiamo pagato caro, perché forse se ti importa. Non ci sono stati, ho fatto un errore, ma quando le cose non girano succede anche questo, no? Però bisogna eliminare anche queste piccole disattenzioni che ci costano caro. Tu vuoi una squadra più compatta? Cioè nel senso, io vorrei una squadra più compatta, cerchiamo di lavorare anche per avere anche più positività, più coraggio, sto cercando di lavorare su questi aspetti qua, è chiaro. La compattezza è vitale, non è che puoi fare la partita arma bianca, cercare di trovare una squadra che ha coraggio e che faccia le cose con più serenità, perché in questo momento si lasciano poco, quindi bisogna trovare anche questa alchimia. Potresti tornare alla difesa 4? Sì, potrei tornare. Il problema invece dell'atteggiamento iniziale, non solo con te, questa terza che fa da tuo ritorno, ma anche prima, riesce a negare sempre,
sistematicamente 15-20 minuti avversari, non sono pochi, sono domande di partenza. No, no, sicuramente, sicuramente sono tutti aspetti positivi, però queste sono cose che dobbiamo dimostrarlo facendolo sulla partita, e cercare di eliminare questi errori, che, di atteggiamento, che sono frutti di tante cose. Certo, però io dico, le tre partite, c'è cioè qualcosa di che sta crescendo, lo noto. La squadra che fa fatica a segnare, soprattutto nei suoi interpreti d'attacco, da cosa hai dettato? Cioè, è la squadra che non supporta gli attaccanti o sono gli attaccanti che fanno fatica in questo momento a trovare la via della rete? Ma sicuramente sono, possono essere tutte e due le cose, perché arrivi sempre secondo, per un attimo arrivi dopo, quando perdi quella sicurezza, cioè un calciatore va anche a perdere quell'attimo che magari in altri momenti diventa quasi naturale. È una cosa che è quasi inconscia, però ci vuole più rabbia, più voglia di terminare, più rabbia di volere, più desiderio di portare a casa, e questo sicuramente è una cosa che in questo momento qui manca. Posto?